Dopo il periodo delle festività natalizie, ora quali sono i problemi da affrontare e risolvere in questa città? C'è troppa inciviltà riguardo ai cani che fanno sempre questa sporcizia, che non la tolgono davanti ai negozi. Civiltà dei proprietari, dei padroni. Dei padroni, non del cane in se stesso, povera bestia. E niente, c'è questa inciviltà del torrese che si lascia andare. Come se il torrese va educato? Certamente. E in che modo, secondo lei? Con la repressione? No, repressione no, ma fargli capire le cose con una multa, ad esempio. Se incivile paghi la multa. Quindi servono più controlli? Sì, cioè, sicuramente, per ognuno di noi, me compresa. Non ci sono spazi per i giovani, non c'è futuro per questi giovani a Torre del Greco e neanche, visto che siamo in provincia, neanche a Napoli in realtà abbiamo futuro, non ci sono spazi ancora, non ci sono spazi per studiare, spazi per fare sport, spazi verdi anche per stare all'aria aperta, per confrontarsi anche con altri tipi di realtà. Quindi si spera che dopo queste vacanze natalizie per questo 2024 si spera in un rientro, diciamo, per giovani come noi, per non espatriare, diciamo, si spera. Ecco, quindi i giovani di questa terra, se guardano al loro futuro, è sicuramente lontano da qui? Sicuramente lontano da qui, purtroppo. Cosa c'è da fare in questa città? La scogliera dalla Litorania fino alla Scala, è importante. Per la strada, le spiagge che loro non ce l'hanno più, per noi e per il turismo, escono pure i vostri lavori. Per me sono viabilità sicuramente, il traffico e i trasporti vanno migliorati. In che senso? Viabilità, innanzitutto c'è un problema parcheggi enormi, non si sa mai dove posizionare la macchina, anche se le distanze poi sono quelle che sono, perché Torre ha un piccolo centro e poi ha tanta periferia, e quando la periferia si riversa qui, soprattutto in giorni particolari, diventa invivibile. E poi c'è un problema di collegamento verso Napoli, ma anche verso la Sorrentina. Da quando hanno staccato la circumvesuviana, andare anche solo verso Pompei è diventato molto più complicato. Qua è sempre festa. Per me penso che le cose non vadano male, i negozi su per giù, o bene o male, si riesce. Il commercio si è ripreso? Penso di sì, non proprio perché è il periodo invernale, però si riesce ad andare avanti, non ci dobbiamo lamentare. Cambia l'amministrazione, cambia tutto il sistema, ma le persone sono sempre incivili. Si guarda invece al futuro, allo sviluppo, al lavoro, al turismo. Speriamo che con questa nuova amministrazione queste cose vadano in meglio, insomma, che questa è la vera. Noi siamo di Torre, quindi per un lavoro per i nostri figli, per i nostri nipoti, per tutte le eccezioni che verranno. Come vanno le cose adesso in questa città? Come vanno?